È stata una serata di festa quella che ieri ha visto scendere in piazza a Roma a Biancavilla tanti tifosi, cittadini e sportivi che durante quest'anno hanno raggiunto degli ottimi risultati in ambito calcistico. È stato lo stesso primo cittadino Antonio Bonanno, accompagnato dall'assessore allo sport Giulio Calil, dal presidente del consiglio Marco Cantarella e da altri componenti della politica locale, a premiare la SD Città di Biancavilla, squadra di calcio a 5, promossa in Serie C2 e l'Atletico Biancavilla promosso in seconda categoria. Entrambi hanno ricevuto dall'amministrazione una targa a ricordo. Ad essere premiata infine anche la SD Calcio Biancavilla, promossa in Serie D, che ha ricevuto una targa a ricordo consegnata al presidente, le medaglie consegnate a tutti i calciatori e la coppa al capitano Giuseppe Viglianisi. A Biancavilla abbiamo delle eccellenze fatte di uomini, di grandi ragazzi che dopo una stagione di impegno e di sacrificio hanno ottenuto dei meriti, dei risultati veramente straordinari. Biancavilla deve tanto a loro perché hanno portato avanti il nome della nostra città, quindi ci hanno reso riconoscibili per le nostre eccellenze all'esterno e di questo noi vogliamo dare atto, vogliamo premiarli e vogliamo incoraggiarli ad andare avanti. Una grande festa per tutta Biancavilla e soprattutto anche per lo sport. Non potevamo desiderare di meglio. Come primo anno di amministrazione, io personalmente, anche avendo la delega allo sport, non potevo veramente desiderare di meglio. Infatti, per questo mi sento veramente di congratularmi con chi giornalmente si sacrifica, mette impegno e passione, nello sport, dagli staff tecnici, dagli allenatori ai giocatori. Stasera abbiamo deciso appunto di premiare, di onorare appunto la squadra del Biancavilla, che finalmente ce l'ha fatta e l'anno prossimo giocherà in Serie D. Non verrà premiato solo il Biancavilla Calcio, ma verrà premiato anche la squadra di calcio a 5 del presidente Davide Finocchiaro e premieremo anche l'Atletico Biancavilla del presidente Franco Caserta. Quindi speriamo che tutto vada alla grande e ci siamo. Sono entusiasta, orgogliosa che delle squadre catanesi riescano a dare questi grandi risultati. Tre a Biancavilla significa che lo sport sta lavorando bene. Abbiamo avuto questa promozione in seconda categoria dell'Atletico Biancavilla, della città di Biancavilla, dalla Serie D di calcio a 5 alla C1. La prima volta che si fa calcio a 5, il futsal arriva qui a Biancavilla, ma questa grandissima promozione, questo alto risultato grande, ci hanno creduto fino in fondo il calcio a Biancavilla, ha portato la squadra in Serie D. Per noi è orgoglio perché esce fuori dal nostro confine regionale, quindi è un orgoglio per tutta la regione siciliana. A quanto si è visto comunque tutta la città nell'arco dell'anno. È stata sempre vicino. Il sindaco stasera ci ha ospitato e ci sta premiando. E dico grazie veramente a tutto il pubblico. Sicuramente adesso c'è da lavorare perché dall'eccellenza alla Serie D sicuramente il salto è stato alto. E quindi ci stiamo sicuramente preparando. Il progetto già c'è e quindi fra qualche giorno lo metteremo fuori. Però il presidente farà veramente l'impossibile e farà veramente tanto per portare il Biancavilla ai vertici della classifica. In primis la soddisfazione è stata di portare una nuova cultura a Biancavilla, che un po' tutti i paesi occupano il calcio 5 e di conseguenza noi avevamo solamente Biancavilla la prima squadra di calcio 11. Gli obiettivi futuri saranno che, secondo le mie idee, soprattutto frequentando un po' del calcio, che ci sono molti talenti che giocano a calcio 5. Ho visto molti talenti, frequento molti talenti di calcio 5 e ne è valsa veramente la pena. E di conseguenza l'obiettivo è sempre di optare a salire di categoria per rendere questo sport molto più popolare di quanto si pensa e secondo le nostre comunque statistiche stiamo lavorando su per ottenere dei buoni risultati e soprattutto per farlo crescere e per dare soprattutto anche un futuro a molti giovani dove magari per loro è difficile o comunque per magari mancato tempo, per lavoro o per un futuro proprio. Cercheremo di dare questo input di questo nuovo sport. Quest'anno abbiamo centrato la promozione, tanta attesa, un campionato molto duro, siamo arrivati a un punto dalla prima, infatti,
molto dure contro il San Giorgio di Catania. E alla fine abbiamo giocato questi playoff, la finale contro il Priolo, partita molto combattuta, anche se l'ultima partita l'avevamo contro il Priolo, abbiamo vinto 3-0, però non pensavamo che era così difficile, ma infatti in finale abbiamo vinto solamente 2-1, però sofferta, combattuta, ma ce l'abbiamo fatta finalmente.